Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono X-Packard. Questo video mi sto letteralmente cagando addosso perché praticamente è tutto buio per fare atmosfera e mi sto cagando addosso. Quindi io partirei subito con le storie. A settembre di circa 2 anni fa, io ed alcuni miei amici ci riunimmo a casa di uno di noi. Come al nostro solito, scegliemmo di vedere un horror. Tra di noi c'è chi li guarda con paura e chi con scioltezza, soprattutto un amico che si lascia impressionare facilmente. A fine serata restammo ancora un po' a scambiare due chiacchiere. Dopo circa un'oretta decidemmo di salutarci, di tornare a casa. E così io e il mio amico, quello coraggioso per intenderci, ci incamminiamo insieme dal momento che siamo vicini di casa, o meglio di condominio. Sulla via del ritorno iniziò a piovere e una volta arrivati da me, Andrea, il mio amico, decise di salire per prendere del materiale di lavoro che aveva lasciato in casa mia. Ci salutammo e 2 minuti dopo circa ricevetti una sua telefonata. Prima di rispondere pensai che, come al solito, avesse dimenticato qualcosa, ma al telefono una voce molto carina mi disse: "Guarda, mentre attraversavo ho visto una signora anziana ferma all'incrocio dove affacciano le nostre finestre." La signora era ferma e rideva fino a che non mi esclama: "Fai presto che sta per piovere o ti inzuppi tutto." Mentre mi raccontava questo, mi affacciai dalla finestra ma non vidi nessuno, ma lui mi giurò di aver visto quella vecchia vestita di nero. Rimasi con lui al telefono finché non arrivò a casa. Anche lui poi si affacciò, ma di lei non vi era nessuna traccia. Dopo quella volta non vedemmo più quell'anziana signora, ma col tempo, raccontando in giro la caduta, scoprimo che negli anni 70, in una notte di settembre, fu investita una vecchietta che attraversava la strada. L'autista non la vide perché pioveva e lei era vestita di nero. Per lei non vi fu alcuna speranza. Ragazzi, sto cagando addosso, mi sto. E poi escono anche immagini caga sotto. Ecco qua un'altra storia. Madonna, raga, io mi sto cagando addosso. Io faccio 3 storie e poi me ne vado. Allora, oggi più che raccontarvi una storia, avrei bisogno di chiedervi un parere. Io ci sono. Premetto che non ho mai avuto esperienze con il paranormale, ma nonostante questo ci credo in queste cose. La settimana scorsa ho fatto un sogno un po' strano e mia madre sostiene sia la seconda volta che faccio un sogno del genere. Ora ve lo racconto. Era piena notte, saranno state le 2 ed ero in camera mia nel mio letto, ma la disposizione dei mobili era diversa. Avevo il letto di fronte alla porta, che era poi. Ragazzi, non riesco manco a leggere che sto cagando addosso. Vi giuro, ve lo giuro per questo. Era piena notte, no. Era piena notte, saranno state le 2 ed io ero in camera mia nel mio letto, ma la disposizione dei mobili era diversa. Avevo il letto di fronte alla porta, che era aperta, e potevo vedere il corridoio, leggermente illuminato da una luce strana. Ma comunque stavo dormendo, quando all'improvviso sono stata svegliata dalla voce della mia sorellina. Ho aperto gli occhi e ho notato che era in corridoio che giocava con un carrellino, buttato via mesi e mesi fa. La sentii ridere. Vista l'ora la chiamavo per dirle di andare a letto, ma lei continuava a giocare, camminando avanti e indietro nella cameretta sua e quella di mia madre. Il corridoio è a L. Io sono nella stanza più in fondo. Continuavo a chiamarla, ma nulla, non voleva saperne di dormire. Continuavo a camminare e a ridere. In tutto ciò non l'ho mai vista in volto, ma io ero convinto che fosse lei. Il sogno finisce qui. Mi sveglio di soprassalto senza riuscire a muovermi. Paralisi del sonno. Ero come immobilizzata. In casa c'era silenzio assoluto ed io ero un po' turbata dal sogno, così la mattina ne ho parlato con mia mamma, quindi non è una paralisi. La quale mi dice: "La seconda volta che faccio questo sogno, la bimba che ho visto non era mia sorella, ma una bimba che non è in pace, che probabilmente rivedrò e svegliandomi." Aspettate ragazzi, vi giuro, sto cacando addosso. Una bimba che non è in pace e che probabilmente rivedrò in un sogno e svegliandomi me la ritroverò davanti al letto. Ma non dovrò essere spaventata perché vuole solo essere lasciata andare dall'altra parte. Mi ha detto anche che è una cosa che è successa anche a lei. Ora io vorrei chiedermi un parere. Il mio parere è che mi sto cagando addosso. Ragazzi, vedo quanti minuti sono perché non vedo l'ora di finire sto video. Bene, ragazzi, leggo le ultime 2 storie e me ne vado a fanculo, veramente. Sono a fuoco. Da quando sono piccola ho sempre fatto sogni molto lucidi e addirittura quelli che ora sono chiamati viaggi astrali, ma non ho mai visto nulla di troppo inquietanti. Anzi, con i viaggi astrali mi diverto a fare scherzi ai miei genitori perché
Io sapevo cosa stesse accadendo in casa, e anche quando mentre dormivo, mi sorprendevo al mio risveglio, parlando di qualcosa successo minuti prima, mentre ero a letto. Ovviamente, quando ero molto piccola, mi inquietava il fatto che la realtà del sogno fosse per me così vicina a quella reale, e questo mi confondeva. A volte non le distinguevo, ma nel sogno provavo sensazioni che la realtà non avrei mai potuto provare. Ho deciso di scrivervi perché proprio prima, per tenermi compagnia mentre mi smaltavo le unghie, ho messo in produzione continua le vostre storie paranormali, o meglio dei nostri utenti. Una ragazza diceva di aver visto un bambino azzurro nella sua stanza che considerava il suo angelo e custode. Beh, spesso mi è capitato di sognare bambini azzurri negli atteggiamenti molto adulti, sempre bellissimi, nell'espressione seria, adulta ma serena, tranquilla. Nei sogni, di cui ricordo ormai, sono qualche immagine. Loro mi tenevano per mano e mi guardavano portandomi da qualche parte. Nei sogni mi trovavo sempre in un mondo esterno e li ricordavo solo per queste poche immagini, ma soprattutto per le sensazioni che provavo, una sensazione infinita di innamoramento, infatuazione, qualcosa di fortissimo, infinito, ma delicato, puro, oserei dire divino. Premetto che non sono cristiana, ma credo sì, in qualcosa che regola il mondo. Comunque la sensazione che mi faceva provare, per essere chiari, era qualcosa di divino, non possibile nella realtà. Ho un sogno che ricordo alla perfezione. Ero sulle scale del condominio di mia nonna, io, mia nonna e dei parenti. Stavamo per entrare in casa quando una bambina bellissima che desiderava tanto stare insieme a me, per mano mi chiede di giocare insieme a lei e di rimanere con lei. Io le dissi che avrei giocato dopo di pazientarmi, che sarei dovuta andare dai miei parenti. Solo io la vedevo e i miei parenti non si accorsero che parlavo da sola, perché erano intenti a chiacchierare fra loro. Quando la guardai, capii che aveva un nome come Celeste. Sembra o azzurra, non mi ricordo bene. Provavo per lei un amore infinito, più forte di quello che lega la madre al figlio. Però lei non mi aspettò, se ne andò, sparì e non tornò più. Potete immaginare la delusione che provai, dolore e pianse al mio risveglio. Mamma mia. Veramente assurdo, ragazzi. Io direi di finire qui e aspettate nulla. Se volete altre storie paranormali, scrivetemele qua sotto, che la prossima volta leggerò le vostre. E arriviamo a 100 like se volete un altro episodio. Qui da X-Facard è tutto. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo video.